Allora, Ambrogio, dove siamo? Siamo all'hangar. Siamo Pirelli Hangar Bicocca. Al Pirelli Hangar Bicocca, 13 aprile 2022. Cos'è successo e cosa c'è scritto dietro di te? Vediamo. Alla grande. Cosa vuol dire e che giornata è questa? È la giornata in cui divento un navigatore oceanico. Diventi grande oggi? Divento grande oggi. Passo ECAS 40 con una squadra incredibile. Il mio lead sponsor è di quelli importanti. Pirelli porta con sé tanti significati, innovazione, di ambizioni, di ricerca, di italianità, insomma tutta una serie di valori che sento veramente molto miei. C'è un global sponsor che ci dà un altro step verso l'obiettivo che vogliamo raggiungere, che è Mapei, e una squadra di sponsor tecnici, di persone appassionate. Cioè, è un class 40, ma se... sembra molto più grande, cioè c'è veramente un'energia contagiosa. Io l'abbiamo vista in effetti. E a proposito di squadra, parliamo un attimo della squadra più stretta, diciamo la squadra tecnica. Bravo. Perché tu hai puntato su un progettista che diciamo non molti conosceranno e su un cantiere che è diciamo una new entry nel panorama high tech della nautica italiana, no? Assolutamente. Di chi si tratta? Hai detto bene, Gianluca Guelfi è il progettista che ho scelto per questa barca, ma in realtà ci siamo scelti a vicenda. Come abbiamo cercato di raccontare, abbiamo pensato questa barca come una barca facile, potente e sempre controllabile in un certo senso. Edoardo Bianchi invece di San Giorgio Marin ci mette un'esperienza incredibile che deriva soprattutto dalla Coppa America, ma l'ho sposato in un certo senso, anche perché comunque sa cos'è la competizione, ha fatto 2 volte le Olimpiadi, sa cosa ci vuole, che energia ci vuole. Io, cioè, quando ho scelto la squadra, l'ho scelto soprattutto in funzione dell'energia che ci avrebbero messo in questo progetto. E motivazioni, quindi. Motivazione, per me la parola d'ordine è motivazione. Devi volerlo tantissimo. Non è importante che tu sia un genio o che ci stia provando, l'importante è che tu dia al massimo. Ed è così che ho costruito la squadra di Alla Grande, che non è solo loro. C'è un boat manager, c'è un project manager, insomma siamo una grande squadra adesso. Comunque tu dicevi non c'è bisogno di essere un genio, ma in una scena che abbiamo fatto un po' di tempo fa tu mi hai detto Gianluca è un genio. È un genio, sì. Beh, allora intanto faccio sempre questa battuta, cioè io ho mai visto un uomo con una testa così grande, no? Quindi lì dentro ci sono tantissime cose. Ed è un genio perché riesce a tradurre in sensazioni veliche dei numeri che sennò sembrano un linguaggio che non sappiamo parlare. E quindi mi sono divertito proprio a studiare la carena delle 200 che ha fatto, perché ogni volta riusciva a presentarmele come se fosse una persona, non come se fosse un grafico. Allora, ci avete fatto vedere qualcosa anche della barca. Abbiamo visto delle cose interessanti, una tuga che ricorda un po' il Limoca. Sì. Delle uscite di prua che sembrano molto potenti, però alte sull'acqua, come se fossero un po' dei rocker. Non so se questo è il termine giusto. Sì. Allora, diciamo che la prua si tende sempre ad alzarla ultimamente per passare meglio le onde. Noi l'abbiamo sia alzata in modo statico, quindi come lo spigolo arriva molto in alto, ma sia in modo dinamico. Abbiamo fatto una barca che la sua particolarità numero uno è che trimmi tanto ad alta velocità. Trimmare vuol dire avere un assetto positivo, quindi sulla poppa. Questo i computer non gli piace tantissimo perché aumenta un po' la resistenza, l'avanzamento, ma il computer non calcola il passaggio sulle onde, quindi noi abbiamo mischiato la tecnica con la sensazione che io avevo in mare di volere una barca con la prua più alta per passare meglio. Quindi le onde. Zero nose diving oppure ridotto al zero nose diving. L'idea è zero nose diving, e soprattutto quando lo fai è minimizzare l'impatto negativo che ha sulle performance. Quindi Gianluca ha pensato uno piccolo spigolo al centro della barca, proprio come le barche a motore, esattamente come fanno le barche a motore nella parte più a prua della barca, quella che si infila in acqua solo quando si farà un nose diving, e in più ha una piccola inversione laterale sotto lo spigolo per diminuire lo spray al massimo. Quindi ci sono delle cose che arrivano dal surf, come la Proasco, ci sono delle cose che erano dalle barche a motore e ci sono delle cose che erano dalle barche a vela, insomma. E noi queste cose le verremo a vedere, perché ci hai promesso che ti possiamo venire a trovare in cantiere. Quindi assolutamente per sì. Chi ci ascolta, questa è soltanto una prima puntata di Alla Grande e ve ne racconteremo ancora. Intanto Ambrogio, buon vento e complimenti. Grazie Mauro e agli amici di Giornata della Vela.